L'opera dei pupi, una forma d'arte teatrale che si sviluppò in Sicilia tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento. Una forma di svago per i cittadini che all'epoca non avevano alternative e quindi un modo per stare insieme e rivivere le gesta cavalleresche dei romanzi e dei poemi del ciclo carolingio. Contadini, piccoli mercanti, artigiani e villani spesso si ritrovavano ad assistere alla rappresentazione delle marionette. Una forma d'arte che si basa sulla tradizione popolare orale utilizzando scritti e canovacci dove sono narrate le gesta dei protagonisti. I pupi sono animati dall'alto per mezzo di una sottile asta metallica collegata alla testa attraverso uno snodo e per mezzo di altri fili che consentono i movimenti di braccia e gambe. A Biancavilla diverse furono le sale dove i cittadini si recavano ad assistere agli spettacoli. Una di queste si trovava nei pressi di Piazza Sant'Orsola all'angolo di via Giulio Verne all'inizio della strada che conduce al convento dei Frati Minori. Lo stabile presentava al suo interno un grande salone, ma un incendio distrusse tutto, teatrino e pupi compresi. Altro locale adibito all'opera sorgeva nell'antica via Cittadella, oggi via Claudio Treves, a pochi passi dalla chiesa Santa Maria dell'Idria. Anche qui vi era un ampio salone dove si svolgeva l'opera dei pupi. E proprio qui, mentre si svolgeva uno degli spettacoli allestiti dalle compagnie viaggianti pugliesi e russo, il 24 giugno del 1912 nasceva Francesco Giovanni Sineri, il piccolo Ciccino, che in un futuro sarebbe diventato famoso nel campo del teatro, del cinema e della televisione. Figlio dell'industrioso diciottenne Tommaso, che si era unito in matrimonio alla biancavillese Giuseppa Russo, abitante in via Scutari al Civico 8, proprio nei pressi del salone dove si svolgevano gli spettacoli. La mamma di Ciccino era parlatrice dell'opera dei pupi, stato di gravidanza durante lo spettacolo, fu costretta ad interrompere la narrazione poiché le si ruppero le acque. Furono momenti concitati, il pubblico presente fu invitato ad uscire frettolosamente dalla sala e venne chiamata la mammana. Giuseppa Russo partorì sul palcoscenico che i colleghi di lavoro avevano ricoperto con delle giacche. Nato per così dire attore, Ciccino Sineri iniziò giovanissimo con il padre Tommaso la sua carriera. Si esibì nei teatri ed entrò nel gruppo folk Emanuele Magri, facendo coppia con Rita Corona. Nel 1934 si sposò con Sara Micalizzi e da allora formò un binomio teatrale con la sua compagna, di vita e sul palcoscenico, per ben 64 anni, chiamata la signora del palcoscenico, figlia d'arte anch'ella. Sineri svolse anche attività cinematografica, prendendo parte in quasi tutti i film girati a Catania e rivelando un ottimo attore. La sua lunga carriera lo vide impegnata a teatro, sia nelle commedie in dialetto siciliano, interpretando tutte le opere di Nino Martoglio, sia in quelle in lingua italiana di Giovanni Verga, Luigi Pirandello e Luigi Capuana. Fu protagonista anche di sceneggiate napoletane, frequentando i teatri di Catania, e per oltre un quarantennio recitò nelle stagioni del Teatro Stabile. Il suo impegno proseguì anche al cinema ed in TV, lavorando con nomi di fama internazionale come Totò, Alberto Sordi, Giulietta Masina, Lando Buzzanca, Enrico Maria Salerno e Domenico Modugno. Molti film dove partecipò, tra i quali ricordiamo Questa è la vita, film a episodi del 1954, diretto dai registi Aldo Fabrizi, Giorgio Pastina, Mario Soldati e Luigi Zampa, dove nella patente interpreta un giocatore di carte che per scaramanzia abbandona il tavolo da gioco. Altri film poi sono la commedia all'italiana dal titolo Le inibizioni del dottor Gaudenzi, vedovo col complesso della buonanima del 71 con Carlo Giuffrè. Buonasera. Buonasera. Facciamo un forfè? Ma che vuole lei? Poi vedremo, questo tanto, quello tanto. Ci mettiamo d'accordo. Se mettesse d'accordo con noi. Ah, loro sono... Che siamo? Per tutte e due vanno bene 50.000? E chi ce le dai 50.000? Facciamo 100. Ah, disgraziato, quella è mia sorella. Quella mia moglie. Il filobus stiamo aspettando. Non cosa che tutto, guarda. Per puttane li picchiò. Forza, con tutte ste cosce da fuori. Con mia non esci tu, ti fai straviare da tuo connuto e di tuo fidanzato, te lo dici per metterti la mia donna. Siamo tutti in libertà provvisoria, sempre del 1971. Lo sai cos'è questo? Un sigaro? No. L'onorata famiglia del 73, Turi e i paladini del 1979, Porte aperte del 1990 con Gian Maria Volontè. Tu si piace Sant'Antonio? Sì. E quanti anni hai? 12. Entrati, dai. Come dici ste catechiani? Salvatore.
Posa, non stava lì, già ancora vuoi portare, figlio, posa la canna. Che canto vi sei detto? E che ti portassi? Rolando magari, un pupo. Negli ultimi anni recitò nella fiction TV il commissario Montalbano accanto a Luca Zingaretti in alcuni episodi, quali Par Condicio del 2005, Gli arancini di Montalbano nel 2002 e La gita a Tindari nel 2001. Le gambe non mi tengono. Ho capito. Ma capivo veramente? Veramente. Tutte e due le cose. Ah sì? E allora, commissario, quello che io c'avevo a dire ce l'ho detto. Quindi se lei ora se ne vuole andare, è pagione. Buonasera. Lavorò sino all'età di 90 anni partecipando nel film per il cinema My Name is Danino di Paolo Virzì. Girato in Canada, trasferitosi a Catania, trascorse gli ultimi anni della sua vita. Morì a 93 anni il 27 dicembre del 2005. Ciccino Sineri fu un uomo proveniente da una dinastia di pupari e resterà un personaggio della storia del teatro dialettale, avendo vissuto tutta la sua vita praticamente sul palcoscenico. Fatemi mettere questo in soffitto. Io penso io, che vi vegliate, cavaliere? Ah, niente.